Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 27 aprile, è Santa Zita Vergine. Oggi è la giornata mondiale del tapiro, una giornata per conoscere meglio il tapiro, un mammifero che necessita di conservazione e per sensibilizzare sulle minacce che affronta nel suo habitat naturale. I tapiri, con la loro forma corporea straordinaria e le caratteristiche uniche, sono affascinanti. Di primo acchito potreste pensare che siano giganti maialini con lunghi nasi. Ma in realtà questi animali enigmatici sono parenti stretti di cavalli e rinoceronti. I tapiri hanno un corpo massiccio, gambe relativamente corte e un distintivo proboscide o naso allungato. Si trovano in una varietà di ambienti in tutto il mondo, dalla giungla sudamericana alle foreste dell'Asia sudorientale. Come dispersori di semi, i tapiri svolgono un ruolo vitale nel mantenimento della diversità delle foreste pluviali. Con tutte queste caratteristiche affascinanti, non c'è da meravigliarsi che questi animali abbiano una giornata mondiale tutta per loro. Oggi è anche la giornata nazionale dell'erbazzone, tipica torta salata reggiana ripiena di verdura e parmigiano reggiano. È la giornata internazionale delle prime rib, che corrisponde alla nostra costata di manzo. Tra i nati oggi nominiamo Vittorio Cecchi Gori, 1942. Tra gli scomparsi ricordiamo Antonio Gramsci, 1937.